Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, una delle domande che mi vengono fatte più spesso è: Nicole, ma tu che te la puoi permettere? Perché non ti compri una borsa Hermès, una Birkin, una Kelly? Perché? E quindi oggi voglio dedicare un video interamente a questo discorso, anche in seguito a un po' uno scandalo che è venuto fuori in seguito a dei comportamenti di una SA di Hermès. In passato ve l'avevo accennata questa cosa in un video, mi avete chiesto di approfondire, di spiegarvi meglio, di parlare di questa politica di Hermès bizzarra, strana, appunto quasi discriminatoria. Quindi oggi voglio dedicare questo video proprio a questo e spiegarvi e farvi sapere una volta per tutte, perché continua a venirmi chiesto perché non ho nessuna intenzione di acquistare una borsa di Hermès né oggi né in futuro. Come sapete, Hermès è un brand francese di lusso e tra tutti i brand di lusso, Hermès, diciamo, sta in cima, forse assieme a Chanel e a Dior, sono proprio i brand più esclusivi, più ricercati. Però Hermès, a differenza di Chanel, Dior e di tutti gli altri brand di lusso, appunto, ha una politica di vendita quasi incredibile, che se non ne avete mai sentito parlare vi sembrerà allucinante, però è la verità. Ovvero, e qui vi sto parlando soltanto di borse, per tutti gli altri accessori, qualsiasi altra cosa, ad esempio, io in questo momento sto indossando un bracciale Hermès, questi, come tutti gli altri brand, entri, se sono disponibili, puoi acquistarli naturalmente. Discorso che però appunto non vale per le borse classiche, la Birkin, la Kelly, la Constance, eccetera, eccetera. Queste borse sembrano quasi impossibili da trovare e loro ci giocano molto su questa esclusività, ovvero per riuscire ad accaparrarti una di queste borse puoi stare in lista d'attesa, le chiamano wish list, puoi stare in lista d'attesa anni ed anni, ovvero puoi anche non riceverla mai. La cosa più assurda però non è tanto la lista di attesa, perché anche Chanel, anche altri brand hanno liste di attesa particolarmente lunghe per alcune borse classiche che sono molto ricercate. Ad esempio Chanel, per avere la mia prima Jumbo nera hardware argentato, una borsa super richiesta, molto classica, ho dovuto attendere qualche mese prima che mi fosse consegnata. Però la politica di Hermès è molto diversa, nel senso, tu entri in uno store, magari una Birkin ce l'hanno, ma non te la vendono, non hanno nessuna intenzione di vendertela. Prima di poter acquistare o sperare di acquistare una borsa Hermès, c'è una trafila che ha dell'incredibile. Bisogna entrare in uno store, approcciare una SA, instaurare SA è la Sales Associate, quindi diciamo la commessa del negozio di Hermès, ok? Bisogna cercare di instaurare un rapporto con una di queste SA dello store, della boutique, per entrare nelle sue grazie, spendendo nel frattempo, naturalmente, perché bisogna fare così, questa è proprio la prassi, praticamente bisogna continuare a spendere in negozio, continuare a parlare con questa SA, a coltivare il rapporto con lei, per sperare di entrare nelle sue grazie in modo che in futuro ci metta veramente su una di queste fantomatiche, non si sa se esistono o non esistono liste di attesa, in modo da poter appunto finalmente avere il privilegio di avere tra le mani una di queste borse. Quindi c'è bisogno di instaurare un rapporto fittizio basato su niente, praticamente, perché è chiaro che io vado lì perché voglio acquistare una borsa. Se ti contatto per acquistare una borsa, è ovvio che non sono particolarmente interessata al rapporto. Quindi non è una cosa genuina, non è una cosa spontanea, non è una cosa vera e quindi personalmente, appunto, questa cosa non mi fa impazzire, anche perché se io mi posso permettere una determinata borsa, non dovrebbe andare a simpatia o ad amicizia o no, la decisione se posso prenderla oppure no. Magari una lista d'attesa, certamente, normalmente, però questa cosa del doverla entrare nelle grazie di una persona che non conosci, che magari non ti sta nemmeno simpatica, magari anche sì, però è in ogni caso un rapporto che non è onesto, non è una cosa spontanea, che nasce spontaneamente. Gli unici rapporti
che hanno, che vale la pena di avere, secondo me, per quanto mi riguarda nella vita, sono rapporti veri, sono rapporti onesti e spontanei. Io so di persone che hanno speso 20, 30, 40, 50 mila euro nello store Hermès in attesa di arrivare finalmente alla borsa, dimostrando di essere cliente affezionato, continuando a coltivare questo rapporto fittizio, insomma, o comunque di convenienza, perlomeno questa me la dovete concedere, che almeno è di convenienza, con questa SA, senza mai arrivare poi alla fine ad una borsa ed aspettando 3, 4, 5 anni. Quando viene chiesto spiegazione ad Hermès, loro ti rispondono: non comparare il tuo viaggio da Hermès, praticamente il tuo percorso, con quello di altre persone. Quindi però non ti danno effettivamente una spiegazione, quindi non è chiaro a nessuno se esiste effettivamente una waitlist, una wishlist, se siano le SA direttamente a decidere a seconda della loro simpatia. Ci sono delle vere e proprie regole, non regole, cioè sono delle vere e proprie regole da seguire se si vuole arrivare ad una Birkin o ad una Kelly o ad una qualsiasi altra borsa praticamente di Hermès, che appunto bisogna seguire per poter sperare di arrivare a questo privilegio pazzesco di avere tra le mani una di queste borse. Cioè, ad esempio, bisogna raccontare i propri fatti privati, diciamo instaurare appunto questo rapporto, bisogna ricordare alla SA gli acquisti che stiamo facendo da Hermès senza mai menzionare le cifre, e bisogna in qualche modo dimostrare che siamo dei clienti super affezionati del brand, come se io non avessi diritto, anzi senza come se, praticamente da Hermès tu non hai diritto di entrare nel negozio ed acquistare una borsa se prima non hai acquistato centinaia di altre cose lì. Alcune persone hanno una borsa ogni 6 mesi, che è pochissimo, altre appunto aspettano 4 anni per averne una, e altre nell'arco di 4 anni ne hanno 15, quindi non è chiaro il criterio che loro hanno, e anche questa cosa appunto della non trasparenza, per quanto mi riguarda, non mi fa impazzire, non mi fa impazzire appunto l'idea di avere questo rapporto di convenienza con una persona a cui magari non sto simpatica e mi fa perdere soltanto un sacco di tempo, un sacco di anni veramente a parlarci, eccetera, eccetera, magari per niente, ma non mi va nemmeno l'idea di dover per forza dimostrare di essere una cliente, eccetera, quando voglio solo acquistare una borsa. Nel senso, chiunque abbia le disponibilità economiche dovrebbe essere in grado, per quanto mi riguarda, di entrare in uno store e fare l'acquisto che desidera, perché l'esclusività, se ci pensiamo, in questi casi viene data già di per sé dal prezzo, e questa è un po' la politica di Chanel o di Dior. Nel senso, da Chanel puoi entrare praticamente vestito, non voglio dire in pigiama, ma quasi, ma se tu hai e non esserci mai stato prima nella tua vita, non aver mai acquistato niente da Chanel, ma puoi entrare ed acquistare quello che desideri. Se penso a quando io ho acquistato la mia prima borsa di Chanel, non avevo, sì, avevo forse acquistato 2 paia di orecchini prima, insomma qualche cosina, ma non ero una cliente che aveva speso delle cifre folli prima di arrivare alla mia prima borsa. Ma ho ricevuto un trattamento fantastico, mi è stato offerto lo champagne, cioè per me è stata una vera e propria esperienza fuori dal normale, che poi mi ha portato negli anni, come ormai ben sapete dalla mia collezione infinita e sempre in crescita di Chanel, mi ha portato poi appunto ad essere una cliente molto affezionata, perché ho apprezzato già da subito l'approccio che Chanel ha avuto nei miei confronti, nonostante io fossi comunque una ragazza molto giovane che non si intendeva assolutamente nulla di borse o del brand Chanel, se non veramente un minimo, eppure sono stata trattata come la migliore delle clienti, veramente con un servizio super, cosa che ho riscontrato ad Amsterdam, ma ho riscontrato anche nella boutique di Venezia. Io adoro la mia SA di Venezia da Chanel, Silvia, la mia SA Chanel, sempre Silvia, però da Milano, insomma, ho veramente un ottimo rapporto e non
Non ho mai sentito questa cosa discriminatoria, neanche all'inizio, appunto, quando veramente non avevo acquistato mai praticamente nulla dal brand, non ho mai sentito questo forzarti nell'avere un rapporto con una di loro. Il rapporto io l'ho costruito con l'SA di Chanel semplicemente negli anni, perché scrivendo, hai questa borsa, me la trovi questa borsa, ma questa vi arriverà, e quindi chiacchierando, poi naturalmente loro scoprono il fatto che io faccio video su YouTube, quindi c'è un bellissimo appunto rapporto che si è creato, ma genuino, perché si è creato per caso, cioè non perché se io non avessi creato quel rapporto non mi sarebbe stata data la borsa. Arrivi ad avere un rapporto se ti trovi bene con quella persona, perché sei un cliente da tanti anni, ma forzare qualcuno ad avere un rapporto con una persona del brand solo perché vuoi acquistare una borsa, appunto, secondo me non ha alcun senso. So che questa cosa dell'inclusività funziona su molte persone, che effettivamente capisco un po' questa sensazione di sentirsi poi un privilegiato quando finalmente riesci ad avere le tue mani su quella borsa. Però forse su di me questa cosa non funziona tanto bene, perché più che sentirmi privilegiata mi farebbe sentire parte di un gruppo di persone antipatiche a cui non voglio, di cui non voglio fare parte. Quindi appunto non so se questa politica su di me proprio particolarmente non funzioni, ma non riesco proprio e non voglio dare i miei soldi ad un brand che basa le vendite delle sue borse su dei rapporti falsi, non veri, costruiti per convenienza con le sales associates degli store, ecco. Nonostante questo, appunto, qualche accessorio di Hermès ce l'ho, ho un anello, diversi bracciali, lo sapete, però al di là di questo, e anzi vi devo dire che è già un bel po' di tempo che non acquisto nulla proprio da questo brand, e non ho intenzione nell'immediato futuro di fare acquisti neanche per quanto riguarda altre cose che non sono borse, ecco. Però per quanto riguarda le borse, fino a quando la loro policy non cambierà, io non acquisterò assolutamente nessuna borsa da Hermès. Recentemente si sta parlando molto di Hermès e di questa sua policy, nonostante io questa cosa la stessi dicendo da un bel po' di tempo, però recentemente se ne sta parlando molto a causa di un video denuncia di una youtuber che si chiama Purse on Flick, che ha fatto un video praticamente piangendo, raccontando della sua esperienza veramente da incubo con Hermès. Lei, vi linkerò magari il suo video qua sotto così potete andarlo a vedere, è in inglese. Questa ragazza, che è una fan sfegatata di Hermès, ha sempre acquistato tantissimo da questo brand, ad un certo punto la sua SA, con la quale insomma parlava da un bel po' di tempo, ne ha cambiate diverse perché cambiavano ruolo all'interno della compagnia, quindi ad un certo punto le è stata assegnata, diciamo, ha conosciuto questa nuova SA con la quale avrebbe dovuto nuovamente costruire un rapporto da zero, cosa che naturalmente prima già aveva fatto con le altre SA per arrivare ad acquistare le borse che aveva acquistato. Quindi lei ha fatto tutta la trafila che doveva fare, spendendo tantissimi soldi e arrivando appunto a ad un certo punto a voler acquistare un'altra borsa. Il percorso con questa nuova SA è stato a dir poco un percorso da incubo, perché lei ha continuato a contattare questa SA, c'è uno scambio di mail in cui questa ragazza, come purtroppo vi dicevo prima bisogna fare con Hermès, raccontava questa ragazza tutti i fatti suoi, insomma cercava proprio di instaurare un rapporto di amicizia, insomma raccontandole le cose che le stavano succedendo, addirittura condividendo con lei un episodio spiacevole di un carcinoma, un melanoma, insomma, che ha avuto qui sulla fronte, che poi si è risolto, le è rimasta poverina questa cicatrice. Quindi insomma lei proprio condivideva la sua vita con questo SA, cercando di avere un rapporto di amicizia per poi arrivare finalmente alla borsa dei suoi sogni. Forse sbagliando, ma ad un certo punto, dopo anni che le veniva promessa una borsa e si vedeva altre persone che erano arrivate dopo di lei nella wishlist a riceverle, lei ha iniziato a dire alla SA: guarda, io ho speso tot negli ultimi anni, non capisco come mai altre persone stiano ricevendo le borse che io ho richiesto molto prima di loro. Come al solito Hermès non ti dà delle spiegazioni chiare, non devi comparare il tuo percorso
percorso d'Hermès con il percorso di altre persone, eccetera, eccetera, eccetera. Ma alla fine lei ha insistito rispondendo: lo capisco questo, però comunque sono un po' frustrata da questa situazione, perché insomma sono passati tanti anni e non riesco a capire a questo punto che cosa sto sbagliando. Al che è stata contattata non più dalla SA con cui parlava ormai da anni, è stata contattata dall'ufficio risorse umane di Hermès, che le ha detto in modo poco carino di smetterla di scrivere insistentemente alla SA, perché la SA lamentava salute psicologica compromessa a causa delle email di questa ragazza, che non faceva altro che raccontarle i fatti suoi e ogni tanto chiederle: io voglio la borsa, ma ti arriva una borsa, una qualsiasi di questo colore, un altro colore, cioè fammi sapere. Ecco, questa è l'unica cosa che questa ragazza stava facendo, però appunto lei aveva inserito, teoricamente non si dovrebbe neanche parlare tantissimo delle borse, si dovrebbe instaurare questo rapporto facendo finta che delle borse non te ne frega niente, però lei dovrebbe sapere, è una cosa assurda veramente. Quindi lei più volte ha menzionato le borse, più volte ha menzionato i costi, insomma quanto stava spendendo da Hermès per insomma incentivare appunto a trovarle una borsa, e si è ritrovata appunto una telefonata dall'ufficio risorse umane che le diceva: guarda che la nostra SA psicologicamente sta male, perché tu praticamente la stai stalkerizzando, non proprio così, ma più o meno gliel'hanno fatto capire, per favore smettila di contattarla, però se vuoi venire in uno dei nostri store a fare shopping vieni. Insomma, praticamente questa è stata un po' la conclusione, e questa ragazza ci è rimasta naturalmente malissimo, ha detto: ma come, io sono 10 anni che acquisto solo da Hermès, ho speso un sacco di soldi, sono in questa wishlist, non capisco cosa ho sbagliato. Insomma, si è arrabbiata molto, ha fatto questo video denuncia raccontando la sua esperienza e dicendo molto chiaramente che lei non acquisterà mai più da questo brand. Io vi devo dire la verità, quando ho visto questo video ed ho iniziato a vedere tutti che ne parlavano, non mi sono meravigliata, perché per quanto mi riguarda non mi è mai stata simpatica, non mi è mai stato simpatico Hermès, proprio per questo fatto. E se mi seguite sapete che io già l'avevo menzionata questa cosa nelle storie, l'avevo menzionata appunto in un video YouTube tempo fa, ed è una cosa che più passa il tempo più penso che sia anche non adatta ai giorni nostri, voglio dire, perché stiamo combattendo così tanto, siamo nel 2021, siamo arrivati ad un punto in cui veramente, spero, almeno me lo auguro, l'aspetto fisico non conta, non contano le apparenze, ma stiamo arrivando finalmente, vorrei dire, a dare più importanza alla sostanza che alla forma. E sarebbe ora, secondo me, che Hermès capisse che non è così che ci si guadagna nuovi clienti e che è meglio far instaurare dei rapporti veri piuttosto che dei rapporti finti. Appunto, dovrebbero, secondo me, imparare un pochino dai loro cugini Chanel, Dior, eccetera. E tutto questo discorso naturalmente non c'entra nulla con la qualità di Hermès, perché questa non è assolutamente in discussione, ci mancherebbe altro. Le borse Hermès come qualità sono una spanna, diciamo, sopra tantissimi brand, sono assolutamente, è innegabile la qualità e la cura che Hermès ci mette nel creare le sue, appunto, le sue creazioni, i suoi accessori, le borse, eccetera, eccetera. Questo è assolutamente innegabile e sono la prima a dirvi che una Kelly, una Birkin, mi piacerebbe averle, le acquisterei subito se Hermès cambiasse questa politica di vendita, che mi fa stare antipatico questo brand, che mi fa pensare a questo brand come un brand che non considera tutti allo stesso modo. Sembra che appunto vendano le borse in base ad amicizia, a simpatia, quando non dovrebbe essere assolutamente così, o perlomeno io non voglio dare i miei soldi ad un brand che la vede così. Ecco, questo naturalmente non ha nulla a che vedere con i sales associates, le persone che lavorano da Hermès, perché come in qualsiasi campo ci saranno le persone gentili, ci saranno le persone non gentili. Questa è una politica che arriva dall'alto, una politica che è decisa appunto dai vertici del marchio, non sicuramente dalle sales associates dei vari negozi.
però è un peccato che venga data questo potere di scelta a delle persone che magari a volte non dovrebbero avere diritto di scegliere a chi vendere le borse. Se per quanto mi riguarda, bisognerebbe andare in ordine di tempo per assegnarle e non certamente basandosi su criteri poco chiari. Appunto, questo è il perché non acquisterò una borsa di Hermès. Questo è quello che io penso su questa politica, questo è quello che è successo ultimamente. Quindi, appunto, si sta parlando tantissimo di ciò. Fatemi sapere se sapevate di questa politica di vendita di Hermès, se avevate sentito parlare di queste strane regole che esistono all'interno del brand. E soprattutto voglio sapere da voi come la pensate, se siete d'accordo oppure no, se acquistereste mai avendone la possibilità da questo brand oppure no. Fatemi sapere nei commenti, come sapete li leggo sempre tutti. Io vi mando un bacio gigantesco, mia family, sappiate che vi voglio tanto tanto bene e voglio dare il benvenuto anche a chi si è appena iscritto al canale. Bacio grandissimo, qui come sapete, prima di salutarvi vi do sempre un abbraccio forte perché in questo periodo ne abbiamo bisogno più che mai e quindi 3, 2, 1, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Io vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30. Ciao!